Circa 50 trattori bissano la protesta sull'altopiano delle 5 miglia. Da questa mattina gli agricoltori a bordo dei rispettivi mezzi agricoli stanno marciando sul territorio comunale di Castel di Sangro contro i costi esosi del settore, il taglio dei sussidi al gasolio, la mancata erogazione dei fondi per la minima lavorazione, contro le politiche adottate dall'Unione Europea che a loro dire hanno fortemente penalizzato l'intero comparto. I trattori hanno rallentato il traffico sulla statale 17 fino all'intersezione con la strada provinciale 650 52, una lunga fila di mezzi che manifesta tra cori, striscioni di protesta, a gestire la viabilità con le code di almeno mezz'ora carabinieri e polizia. La protesta il prossimo martedì approderà nella sede del Consiglio regionale in occasione dell'ultima seduta della legislatura. Siamo pronti ad andare in regione per l'approvazione dei piani parco e degli usi civici. Chiederemo di assistere alla seduta. Annuncia Dino Rossi del COSPA. L Indagine entra nel vivo, forestali e procura acquisiscono gli atti della seduta del consiglio comunale, dove si è discusso del presunto conferimento illecito dei rifiuti nella discarica di nocemattei del Cogesa. Si tratta dell'ordine del giorno dello scorso 30 dicembre, in cui veniva chiesto di verificare che non vengano conferiti rifiuti pericolosi in discarica, poiché alcuni cittadini residenti nei dintorni hanno segnalato un traffico notturno di camion all'interno della discarica e l'accensione di fuochi al di fuori dell'orario lavorativo. Come atto dovuto, i forestali su disposizione. Della procura hanno acquisito la documentazione e stanno procedendo in queste ore a sentire in qualità di testimoni le persone informate dei fatti sulla vicenda. Al momento si sono recati in caserma tre consiglieri comunali e sette residenti della frazione Marane. La nuova inchiesta è scaturita dall'esposto. presentato dal vice sindaco assessore all'ambiente Sergio Berardi che aveva chiesto di accertare agli organi inquirenti se le segnalazioni contenute nell'esposto configurano o meno un reato davanti ai forestali. Ho ribadito quanto sono venuti a conoscenza dagli abitanti delle Rane, ma anche dalla stampa, riferisce il consigliere Proietti che nelle scorse settimane aveva chiesto anche delle verifiche mirate sulla modalità di monitoraggio della qualità dell'aria in discarica che il comune per un anno aveva affidato all'ARTA. A chiedere la sospensiva preventiva dell'impianto nei giorni scorsi era stato il comitato dei residenti che si era rivolto al nuovo amministratore del Cogesa Nicola Sposetti per la verifica della corretta gestione dell'immondizia. Sul traffico dei rifiuti in discarica, anche in notturno, vanno avanti le indagini dei forestali che avevano svolto in passato. A Certamente mirati per un anno e mezzo di fila, senza esito. L'esposto di Berardi ha riaperto l'inchiesta che per il momento è stata aperta contro ignoti. Torna l'allarme dei bocconi avvelenati sul territorio. Questa volta scatta entro d'acqua il piccolo centro della valle del Sagittario. A farne le spese, questa notte è stato un gatto che purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze del presunto avvelenamento. Il sospetto arriva dai primi riscontri svolti dal servizio veterinario della Slavezzano-Somona L'Aquila, chiamato in causa questa notte da proprietario dell'animale ancora sotto shock. La carcassa sarà esaminata in modo più approfondito dai centri preposti, ma dal comune a titolo prudenziale hanno lanciato l'allerta. Lo ha fatto il sindaco in persona, Christian Colasanta, in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio comunale. Tra via di Rienzo, via Tripoli, via Aldo c'è il rischio che vi siano dei bocconi avvelenati. Tenete al guinzaglio i propri animali, il sospetto e l'avvelenamento da organi. Il sospetto e avvelenamento da organi fosforici avvertono dall'amministrazione comunale e non sarebbe la prima volta, come ricordano in tanti sui social. Rocca Casale si appresta a dare benvenuto a una nuova attività commerciale in paese grazie al bando per il Fondo di Sostegno ai Piccoli Comuni Marginali, la legge del 27 dicembre 2017. In un contesto generale in cui i paesi della Valle Perigna continuano a perdere numeri in termini di abitanti, ovviamente attività, questa notizia rappresenta per Rocca Casale una piccola luce di speranza. L'obiettivo di questo fondo è favorire la questione sociale, lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento, per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone, alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale delle aree interne. Cita il bando che ha incentivato e ispirato l'idea imprenditoriale di Martina Anzellotti, proprietaria del centro esterno proprietaria del centro esterico che apre oggi. Purtroppo il declino dell'area interna è una piaga che riguarda tutti. I giovani sono giustamente attratti in particolare da mete in cui possono trovare soddisfazione lavorativa e non solo, dichiara il sindaco Enrico Pace. Nel tempo abbiamo operato affinché in paese potessero crearsi nuove opportunità. Potrebbe esserci un doppio esposto alla base dell'inchiesta per l'abuso e il falso sulla vendita di un terreno collocato nei pressi di un residence di Roccaraso destinato a parcheggio. Il primo spedito in versione anonima, l'altro consegnato a mano da un cittadino di Roccaraso. La bufera giudiziaria continua a fare rumore. L'azione dei tecnici sarà finalizzata alla massima trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. Si tratta di un procedimento ordinario e legittimo, interviene Andrea Liberatore, legale di quattro dei 18 indagati raggiunti da un avviso di garanzia e da un avviso di chiusura delle indagini preliminari. Entrambi gli atti sono stati emessi dal sostenuto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, che aveva aperto un fascicolo caso, l'inchiesta coinvolge anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Ridonato e sette ex consiglieri comunali. Le indagini hanno portato la procura ad avvisare 18 indagati che ora con i rispettivi legali si stanno organizzando per fornire la propria versione dei fatti con le memorie scritte o chiedere di essere interrogati nei termini di legge. Le ipotesi di reato a vario titolo sono di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, falsità ideologica commessa da privato e favoreggiamento, nello specifico la vicenda che risale al 27 febbraio 2020 riguarda la vendita di una porzione di terreno che risulta nel piano regolatore adibito a parcheggio. 700 milioni di bottiglie prodotte su tutto il territorio nazionale, a gennaio si è registrato il boom delle vendite con un incremento di 8 milioni, sono i numeri che arrivano dalla gran guizza di popoli, all'indomani del rinnovo della concessione trentennale per la gestione delle acque minerali, lo sblocco della pratica ha indotto l'azienda a riprogrammare il piano industriale, confermati 180 dipendenti con prospettive di ulteriori incrementi occupazionali, nel corso dell'anno saranno impiegati anche 80 lavoratori stagionali. Siamo molto soddisfatti perché è stato fatto un grande lavoro per centrare eh, questo obiettivo finale. Eh, noi siamo tranquilli e a sua volta sono tranquille anche le nostre famiglie perché abbiamo alle spalle un'azienda molto solida. Soddisfazione arriva anche dall'amministrazione comunale di Popoli Terme guidata dal sindaco Dino Santoro. Dopo il rinnovo trentennale della concessione per la sorgente Valle Reale del 2021, anche questo risultato va nella direzione di mettere nelle condizioni l'azienda di poter agire per un nuovo piano industriale e ulteriori investimenti sul territorio, sottolinea il sindaco, ricordando che a favore di Granguizza sono previste opere di compensazione che consentiranno l'esecuzione di lavori strategici rivolti soprattutto nel. Campo della manutenzione del territorio per tutta la durata della concessione. Si è svolta lo scorso 2 febbraio nella cattedrale di San Panfilo a Sulmona la santa messa della festa della presentazione del Signore e della ventottesima giornata mondiale della vita consacrata, presieduta dal vescovo di Sulmanovalba, Monsignor Michele Fusco. Alla celebrazione hanno partecipato numerosi religiosi e religiose appartenenti alle diverse congregazioni presenti nel territorio diocesano oltre ai fedeli laici. Nell'omelia il vescovo ha ringraziato il Signore per il dono della vita consacrata esprimendo la sua gratitudine e la sua stima nei confronti di coloro che hanno scelto di seguire Cristo con il voto di povertà, castità e obbedienza. Il Vescovo ha ricordato la figura di Simeone, il vecchio profeta che riconobbe Gesù come il Messia atteso e che lodò il Signore con queste parole Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele Il Vescovo ha poi sottolineato come la Chiesa riconosca nell'opera dello Spirito Santo la fonte della vita consacrata e si rallegri per le molteplicità dei doni e dei doni e dei carismi che essa esprime. In voi consacrati la Chiesa vede la presenza di Cristo che si fa povero, casto e obbediente, per amore del Padre e dei fratelli. In voi consacrati la Chiesa vede la testimonianza di una vita totalmente donata al Signore, senza riserve né condizioni. In voi consacrati la Chiesa vede la speranza di un mondo nuovo, fondato sulla carità e sulla giustizia. Infine il Vescovo ha invitato i consacrati a continuare ad essere segno visibile della presenza di Cristo nella Chiesa e nel mondo, secondo il carisma di ciascuno, nel dono totale e gratuito della propria vita al Signore. Con l'aiuto dello Spirito Santo siate sempre fedeli alla vostra vocazione, siate sempre gioiosi nel vostro servizio, siate sempre uniti nella comunione fraterna. La Chiesa ha bisogno di voi, il mondo ha bisogno di voi, Dio ha bisogno di voi.